Ciao a tutti, vedete inquadrato il nuovo distruzzo, ho già preparato la base e andremo a fare decoupage con una carta di riso, questa che vedete, opportunamente tagliata lungo i bordi, perché stiamo lavorando su una superficie curva, questo per evitare le grinze. Qui vi faccio vedere, una volta che abbiamo, ecco, vedete, lo tagliamo con le mani, non usate le forbici. Andate a posizionarla e dal centro verso l'esterno andremo ad applicare la nostra colla. Ecco, vedete, qui lo vedete bene, applicate un pezzetto, diciamo, per volta, andate a sovrapporlo qua e là in modo da non fare le grinze e fare un bel lavoro. Quando avete finito, passatela su tutta la superficie. Non serve la vernice finale perché questa colla ha anche la funzione di protettivo. Per quanto riguarda poi, l'ho lasciato così molto elegante, quindi una lieve schizzettatura con il grigio, quindi colore acrilico nero più il bianco. E per quanto riguarda la sommità dell'uovo, vedete questa lavorazione, questa l'ho fatta con la pasta e la vedrete in un successivo tutorial quando presenterò alle altre uova che ho preparato. Io vi ringrazio per l'attenzione, ciao a tutti! Ecco in anteprima alcune fotografie su tutorial che faremo sempre sulle uova. Quindi abbiamo l'effetto malachite di cui c'è il precedente tutorial, con rilievi, ripeto, questo con le paste lo vedremo poi a parte. Subito dopo avremo decoupage col tovagliolo fatto su uova in polistirolo. Ne ho fatte alcune e vi farò vedere appunto come lo decorate. Infine abbiamo un uovo completamente fai da te, vi farò vedere come, con i rilievi, con decoupage col tovagliolo. Da una parte abbiamo il gallo, dall'altra la gallina, e sono andati a integrare poi, quindi, con un decoupage pittorico col colore per creare appunto uno sfondo. Io vi aspetto, questo è molto bello, veramente è bellissimo questo. Tutti comunque vi ringrazio per l'attenzione e di nuovo ciao a tutti.